Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non vi parlo del post partita di Juventus Atalanta, visto che di post partita non esiste nessuno, chiaramente perché la partita è stata rinviata, come ben sapete. Però volevo dire la mia circa quello che è stata la decisione presa appunto dall'arbitro Mariani, se non sbaglio, in concomitanza con ovviamente i capitani, che come avete visto nelle ultime immagini, circa le 6, sono entrati in campo, hanno discusso, hanno fatto rimbalzare il pallone e così via. Allora, io credo che la decisione innanzitutto sia stata presa non tanto dall'arbitro in sé, quanto appunto da tutte le parti in causa che hanno deciso di rinviarla perché effettivamente le condizioni erano un pochino avverse. Cioè dire che la palla sembrava rimbalzasse, nel senso che, ok, non un rimbalzo proprio perfetto, però rispetto a quando piove, la pioggia è un po' più pesante, come sapete la pioggia tende a far appiccicare la palla, la neve è un po' più soffice, quindi praticamente la palla riesce un po' a rimbalzare. Le condizioni meteo erano ovviamente previste, che Torino sarebbe stata invasa da questa nevicata abbondante, perché comunque le correnti, come sapete, in questi giorni saranno molto fredde e in alcune parti dell'Italia porteranno anche nevicate. Non qua, ad esempio, ma da quello che ho capito, centro Italia in giù e anche nella parte Torino-Piemonte e così via. Allora, innanzitutto c'è da dire che era prevista e i teloni erano stati messi oggi, però sono stati messi nel momento in cui non nevicava. E da quello che ho capito, ha iniziato a nevicare 2 ore prima dall'inizio della partita, quindi intorno alle 4, da quello che hanno detto in televisione, ma i teloni sono stati tolti evidentemente ben prima dell'inizio della partita, quindi forse la decisione di togliere i teloni anche un'ora prima della partita, con il momento in cui la nevicata faceva più abbondante, forse è stata una decisione un po' assurda. Ok, ci sono i tempi tecnici magari per tirarli su, e magari non è facile con tanta neve sopra, però diciamo che forse far riscaldare i giocatori dentro, all'interno, nella palestra, in qualche luogo adibito, farli uscire solo alle 5 e mezza, così via, per poi magari posticipare la partita di mezz'ora, non di più chiaramente, sarebbe stata una cosa anche secondo me intelligente e fattibile. Detto questo, molti diranno, ma potevano rinviarla anche di un'ora per rispetto dei tifosi che erano presi allo stadio, e così via. C'è da dire che però c'è una partita stasera, che è quella di Roma-Milan, che non può essere in nessun modo oscurata per il discorso di diritti TV, e tanto altro da una partita da Juventus-Atalanta. Queste sono cose risapute, e giuste o meno che siano per quanto ci riguarda, è così, cioè non è che possiamo discutere su cose ovvie. Ognuno ha la sua opinione, ma chiaramente non possiamo polemizzare anche su questo. C'è da dire che però in realtà la decisione, come ho detto prima, non è tanto dell'arbitro Mariani, che sicuramente era propenso a rinviarla, ma anche perché evidentemente Buffone, il capitano, Toloi forse che lo sia, non mi ricordo, dell'Atalanta hanno deciso di rinviarla per un discorso di incolumità fisica. La Juventus, come sapete, e anche l'Atalanta hanno un impegno, mercoledì questo. La Juventus però non ha terminato gli impegni anche probanti in Europa e ha un campionato da portare a termine. Quindi, da una parte sì, rispetto ai tifosi, quel che volete, però poi quando si parla di integrità, incolumità fisica, credo che sia la cosa più importante, visto che alla fine sono i giocatori che giocano a calcio e visto che alla fine poi non possiamo poi lamentarci se si fanno male e accusare qualcun altro di infortuni. In questo caso gli infortuni avvengono in condizioni meno avverse, figuriamoci giocarle in queste condizioni di freddo e di neve, quindi umidità, neve per terra, anche le probabilità di scivolare, di farsi male. Quindi diciamo che da una parte se la cosa primaria è mantenere l'incolumità dei giocatori, sono d'accordo con il rinvio. Poi oggettivamente il campo era una cosa, cioè non c'erano neanche le righe, perché man mano che le hanno tolte con l'attrezzo e colorate anche le righe di rosso, però il campo non si vedeva. Buffone, il labiale, dice che, da quello che si è capito, non si vede niente, no? Quindi un conto è vedere dall'alto, no? Dalla telecamera, un conto è vederlo altezza uomo, da Buffone, che non vede forse neanche l'altra parte del campo e non ha bene la visibilità del campo. Tra l'altro la palla che abbiamo usato in allenamento, che forse non sarebbe stata la stessa, era quella classica bianca con i colori diversi, non quella arancione, per l'alta visibilità, per la minore visibilità, insomma, del campo. A dire di quello, in effetti, da livello campo era tutta un'altra cosa rispetto a quello che si vedeva da livello videocamera, telecamera. E complessivamente il mio giudizio sull'invio, sì, sono d'accordo, perché alla fine noi siamo, tra l'altro, noi l'Atalanta abbiamo veramente un compito probante questo mercoledì, quindi magari arrivare sani, già che noi siamo dimezzati praticamente, sarebbe una cosa giusta. E poi per l'incolumità dei giocatori, che i nostri particolarmente, ma tutti, anche quelli dell'Atalanta, ma a noi ci interessa la nostra incolumità, perché abbiamo degli impegni probanti da portare a termine, che già siamo decimati per motivi extra meteo, ci mancano solo anche motivi meteo da aggiungere ai vari motivi di infortunio. Quindi se la cosa può far storcere il naso, perché chiaramente tutti vogliono vedere la partita, sia chiaro, però chiaramente ci sono delle priorità, che sicuramente sono quelli dei calciatori, perché senza di loro le partite non si giocano. Dispiace solo unicamente per i tifosi che erano andati allo stadio, non tanto quelli che chiaramente avranno la possibilità di tornare allo stadio appunto nella partita contro l'Atalanta, che verrà poi rinviata, che posticipata non so quando,
Ma quelli che sono fatti i chilometri, forse fondamentalmente sì, lo rischio è quello. Rischio comunque che sta nell'ordine delle cose, perché ragazzi, parliamoci chiaro, il meteo non lo decide nessuno dall'altro, è una cosa veramente che insomma, coinvolge tutti, senza distinzioni in questo caso, non ci sono favoritismi da parte dell'altra. Se Torino si trova in una città del nord, chiaramente è probabile che nevichi, non è colpa di nessuno, chiaramente. Quindi, questo è, e quindi specie solo perché si fanno i chilometri. Soprattutto Bergamo, tra l'altro, è anche molto vicina, quindi molto ovviamente molto vicina, relativamente vicina. Ci sono molti tifosi italiani, juventini, che molti avranno problemi, sicuramente quello sì, più che bergamaschi, che sono relativamente vicini, in un paio d'ore tornano a casa. E questo è l'ordine delle cose, e alla fine ha importanza anche l'incolumità dei giocatori come prima cosa. Senza di quella non si può andare da nessuna parte. Capisco in parte le lamentele, ma non bisogna mai sfociare poi nel voglio giocare a tutti i costi, perché poi alla fine l'avessero giocata, molti si sarebbero lamentati al contrario, cioè che l'hanno giocata, si sono infortunati i nostri ed è il classico complotto anti-Juve in cui la Juve è penalizzata a favore del Napoli. Qualcuno potrebbe tirare fuori anche questa cosa qua. Io direi che la cosa alla fine va giusto, è andata giusta così. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Cioè, questa settimana ne ho programmati già diversi, li vedete anche in pagina Facebook a riguardo. Quindi semplicemente mi seguite, se avete voglia, e ci vediamo alla prossima partita, qualunque essa sia, non quella di Coppa Italia, perché è un orario veramente miserabile in cui non potrò giustamente la partita per motivi personali. Ciao! Paura, paura, paura.